Hellas e Chievo, un derby per riprendere la marcia. Il Verona per invertire la rotta dopo 3 KO consecutivi. Il Chievo per rifarsi dal pesante 0-3 contro il Bologna e confermarsi squadra da trasferta. Pallone lunghissimo di Manfrin, attenzione, Ekuban! Sinistro di Ekuban. Il pallone che si perde di poco sul primo palo. Prima chance per il Chievo dopo 7 minuti. Cecco. Sbaglia il tocco, arriva allora Arzamendi a Barone. Pallone appoggiato a De Vita, attenzione al buco di Koulibaly. C'è Alba. Buona la frenata su Focchesato, Alba il limite, cerca il destro, pallone che si impenna, risponde il Verona. Ora attenzione a Cisotti, ha spazio sulla sinistra, il pallone morbido per Franchini, tutto facile per Franchini. Aveva segnato già l'anno scorso, si ripete quest'anno, si vede che l'Hellas gli porta fortuna. Undicesimo e vantaggio Chievo. È salito anche Focchesato. Pallone viaggia basso, è uno schema per Franchini, attenzione perché la palla è ancora buona e c'è l'autorete di Houston, ma possiamo dire tranquillamente doppietta di Franchini, il pallone sarebbe finito in rete comunque. Sedicesimo, Franchini 0-2 Chievo. La risposta subito del Verona, Verdun, Provedel sul primo palo, prova a rispondere con rabbia, con orgoglio l'Hellas. De Vita, Ballarini di prima, pennella morbido, sono in due Verdun e Niameke. Buona la frenata di Verdun, grande controllo, cerca di andarsene dentro, numero con la suola, ancora Verdun, non è finita perché c'è Niameke, pallone teso, Koulibaly mette fuori nuovamente Niameke. Barone arriva con grande carica agonistica, bella la finta di Barone sul fondo, morbido sul secondo palo, sfera che attraversa tutta l'area di rigore, mette fuori Burato. Manfrin parte nello spazio Zerbo, adesso viene incontro, tocco invece corto, eccolo qua Zerbo, ottima la finta di Burato che sembra molto ispirato, 30 metri, vuole il destro, chiude troppo, comunque bella giocata del capitano del Chievo, partita sicuramente molto positiva la sua, occhio anche a Franchini chiaramente, pallone che viaggia sull'area piccola, mette fuori Houston e può ripartire il Verona, 3 contro 2 da calcio d'angolo, incredibile questa autostrada. Sono solo Manfrin e Costa, attenzione a Verdun che supera Manfrin, il sinistro, si salva Provedel e dire che c'erano due compagni liberi dalla parte opposta dell'area di rigore, chance clamorosa sciupata dal Verona. Si fa vedere subito Terence Badu per lo scambio corto, Verdun dice ci penso io, vado direttamente al centro, movimento di Houston, primo palo, attenzione perché arriva Alba, molto vigile Provedel, deviazione interessante ma debole. Verona che però prova subito a rituffarsi in avanti, deve necessariamente trovare un gol per dare un senso a questo secondo tempo. E col sinistro Verdun, pallone tagliato, attenzione a Niameke con il destro liberissimo. Aveva lo specchio della porta in pratica davanti a sé, ha provato a chiudere, pallone fuori di poco, che chance qui. Tanto qui Cisotti, manca il primo controllo, prova il secondo, Zerbo subentra su questo pallone, gira di sinistro, palla alta sul primo palo. Chievo sempre pericoloso quando si butta in avanti. Cisotti gestisce bene su Garattoni, chiude l'1-2 con Cecco, l'ottima finta di Paruzza, Cisotti ha un'autostrada davanti a sé, Cisotti col destro, Sluga si salva e impedisce un'anticipata chiusura di partita. Arriva tardi per il tap-in Gabriele Zerbo, finisce qui. Dopo 4 minuti di recupero, gioia giustificatissima per un Chievo che ha meritato sostanzialmente la vittoria. Finisce 2-0 con doppietta di Franchini. Abbiamo una nuova certezza, il Chievo vince solo in trasferta, almeno fino alla quinta giornata di campionato.